Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a realizzare un LED dimmer per lampada LED 5 V con l'utilizzo di un modulo step down converter. Con l'occasione vedremo anche come funziona questo modulo e come utilizzarlo al meglio. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questa è la lampada LED da 5 V. Per testarne l'assorbimento l'ho collegata ad un mio alimentatore variabile che ci permetterà di determinarne l'assorbimento alle varie tensioni di alimentazione a partire da 2 V circa. In questo modo sapremo i valori di tensione e corrente necessari per dimmerare questa lampada. Questo alimentatore è stato oggetto di un mio video precedente di cui vi metterò il link qui in alto a destra. Forniamo tensione a questa lampada con una tensione di 2,5 volt, abbiamo una discreta luminosità. Variando la tensione di alimentazione di questa lampada varieranno anche la corrente assorbita e di conseguenza anche la sua luminosità, che sarà minima a 2,5 volt circa. Man mano che si alzerà la tensione, si alzerà anche la corrente e la luminosità della lampada. Fino ad un massimo di 5 volt, tensione per la quale avremo una corrente di circa 1,86 ampere massimi. Pertanto il nostro circuito dimmer dovrà fornire al massimo questa corrente. La tensione pertanto dovrà variare da 5 a 1,5 volt. Il modo più efficiente per realizzare una simile condizione di variabilità di tensione e anche di corrente è quello di utilizzare un apposito step down converter. Questo modulo accetta in ingresso tensioni da 3 a 46 volt e, regolando l'apposito trimmer, fornisce in uscita tensioni da 1,25 fino a 35 volt, corrente massima di 3 ampere. Questi step down sono degli oscillatori collegati ad un MOSFET. L'oscillazione viene filtrata e genera una determinata tensione. In pratica, all'interno del chip LM2596 è presente un oscillatore che commuta sull'output un MOSFET. La durata di queste oscillazioni determina i livelli di tensione filtrati sul condensatore in uscita di filtro. Anche l'induttanza L1 ed il diodo Schottky D1 contribuiscono a questo filtraggio. Questi step down converter permettono di abbassare la tensione in uscita con correnti anche notevoli, quasi di 3 ampere, ed una efficienza di circa il 92%. Tradotto significa un consumo di energia pari all'8% dell'alimentazione principale originaria. Questi circuiti sono molto più efficienti di un comune dimmer a transistor perché lavorano su correnti alternate e non su correnti continue. E allora approfondiamo il funzionamento di questi moduli step down converter che possono avere mille usi nel nostro laboratorio. Ho collegato un modulo step down converter ad un piccolo alimentatore variabile. La tensione in ingresso deve essere sempre maggiore di 0,5 volt della tensione impostata all'uscita. Con l'utilizzo dell'apposito trimmer ho settato la tensione di uscita a circa 4,6 volt. Per avere questa tensione in uscita devo fornire in ingresso almeno 5,1 volt. Solo in questo modo potrò avere i 4,6 volt impostati con il trimmer. Questa tensione massima può essere abbassata però fino a 1,3 volt, la tensione minima che mi necessita per la minima luminosità della mia lampada LED. Una volta appurato il funzionamento nel range che mi interessa di voltaggio, andiamo a testare le caratteristiche di corrente che mi necessitano. Abbiamo detto che la mia lampada assorbe massimo 1,8 A e il datasheet di questo step down converter mi consente massimo 3 A in uscita, quindi siamo perfettamente nei parametri. Andiamo ad effettuare una verifica in corrente. Stavolta, oltre al mio multimetro, vado a collegare in uscita un carico elettronico variabile, cioè un circuito che è in grado di caricare con una specifica corrente il mio convertitore DC-DC, modulo di carico elettronico oggetto di un mio video precedente, link qui in alto a destra. Vediamo come cambia la corrente fornita dall'alimentatore al variare della corrente assorbita dal carico variabile. Con una corrente di circa 1 A abbiamo una tensione abbastanza stabile in uscita,
È importante notare che una leggera modifica della tensione in ingresso provoca una leggera modifica della tensione in uscita. Se impostiamo ad esempio l'uscita a 2,97 V, andando ad aumentare l'ingresso, avremo un leggero aumento anche della tensione in uscita. Questo vuol dire che la regolazione della tensione in uscita dovrà essere fatta una volta stabilita la tensione in ingresso. Se ad esempio intendiamo utilizzare un alimentatore 12 volt in ingresso, come nel mio caso, a questo punto potremo effettuare la regolazione dei volt in uscita dal minimo al massimo previsto per la lampada e vedere anche come si comporta il nostro DC-DC converter con l'assorbimento di 2 A. A tal proposito vado a regolare il mio modulo sulla tensione di 5 volt in uscita con un assorbimento di 1 A. Il modulo sembra reggere correttamente la potenza in uscita, quindi abbiamo 5 watt di potenza in uscita, mentre in ingresso il nostro alimentatore sta fornendo circa 12 volt per 0,5 ampere, ossia 6 watt, tradotto con un costo del 16% ed un'efficienza dell'84%, ben diversa dal 92% specificata nel datasheet. Questa efficienza dipende dalla differenza tra tensione di ingresso e tensione di uscita che vogliamo ottenere. Maggiore la tensione in ingresso, maggiore l'efficienza del modulo. Chiarito questo aspetto, proviamo il nostro modulo con un assorbimento di 2 A richiesto dalla lampada. Aumento la corrente assorbita dal modulo di carico elettronico fino ad arrivare ai 2 A con 5 volt di uscita. Abbiamo dunque una potenza di 10 watt in uscita e di circa 12 watt in entrata. Anche qui con un'efficienza del 16%, quindi l'efficienza non dipende dalla corrente assorbita dal carico. Grazie a questo carico elettronico abbiamo dimostrato la possibilità di alimentare la nostra lampada con questo step down converter. Ma prima di addentrarci nella costruzione facciamo un ultimo stress test e andiamo ad aumentare la tensione in uscita per vedere quello che accade. Arriviamo a 12 volt, cioè la tensione di alimentatore, e a questo punto il modulo interrompe la fornitura di corrente, fine dei giochi, e il nostro carico elettronico, vedete, sta lampeggiando per segnalare che c'è stata un'interruzione nella fornitura di tensione. Più ci avviciniamo alla tensione in ingresso, minore la corrente che possiamo prelevare, fino all'intervento della protezione termica del chip. A questo punto dobbiamo riabbassare la tensione a livelli consoni alla potenza prevista per questo modulo. Bene, una volta che ci siamo divertiti abbastanza con questo step down converter, possiamo passare alla realizzazione del dimmer per lampada LED 5 V. Vado a dissaldare con pistola dissaldante il trimmer di regolazione della tensione per inserire al suo posto un più comodo potenziometro di regolazione da 1 kΩ. Dei 3 pin che ospitavano il trim, in realtà solo 2 sono collegati al potenziometro, come dimostra il mio tester di continuità. Anche questo è oggetto di un mio video precedente, link in alto a destra. Vado a saldare i 2 fili che andranno al potenziometro. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Con questo potenziometro da 1 kΩ riusciamo a variare il voltaggio in uscita esattamente di quanto ci necessita, fino cioè a 5 volt. Maggiore il valore di questo potenziometro, maggiore è il voltaggio in uscita che possiamo ottenere. Facciamo una prova con il multimetro, alimentatore fissato a 12 volt, abbiamo una tensione di partenza di 1,25 volt al minimo. Andiamo ad aumentare e arriveremo fino a 5,5 volt. E a questo punto direi che possiamo procedere oltre e andare a procurarci un alimentatore adeguato per il mio dimmer LED 5 volt. Ho trovato questo alimentatore da 1,5 A 12 volt nella mia scatola degli scheletri.
che si presta bene per essere utilizzato per questo progetto. È un alimentatore abbastanza robusto, la corrente in genere è determinata dalla grandezza del trasformatore dell'oscillatore switching. Una scatola rotonda IP66 per contenere il tutto. Comincio andando a fissare il mio alimentatore 12 volt all'interno della scatola con una semplice vite. A questo punto vado ad inserire nella scatola lo step down converter, ponendolo in modo che non si crei alcun cortocircuito con l'alimentatore 12 volt. È il momento di realizzare qualche foro per ospitare l'interruttore di alimentazione per questa lampada dimmer. Ho scelto un interruttore rotondo che andrò a collegare alla 220 volt per avere un minor consumo di corrente possibile. Vado a saldare questi due terminali della 220 e a isolarli tramite degli appositi cappucci in silicone normalmente utilizzati per connettori Faston, in modo da non avere alcun problema di contatto con la restante parte del circuito. È il momento di saldare l'uscita a 12 volt di questo alimentatore all'ingresso del modulo step down converter ed il mio circuito dimmer per lampada LED 5 volt è quasi pronto. Non rimane che fare il foro sulla scatola per ospitare il potenziometro che regola la luminosità. Piccolo collaudo prima di collegare la lampada LED vera e propria, ho collegato il multimetro all'uscita, andiamo ad accendere a regolare la tensione dal minimo al massimo di 5 volt. A questo punto possiamo validamente collegare la nostra lampada LED. Partiamo dalla tensione minima e andiamo via via verso il massimo. Vedete che ha un'ottima luminosità e andiamo a verificarne l'assorbimento in corrente. La solita pinza amperometrica collegata ad uno di due cavi di uscita che va verso la lampada, misuriamo alla massima luminosità una corrente di ben 2,4 A, perché leggermente sovralimentata, quindi 5,5 volt. Una ottima luminosità sul mio piano di lavoro. Quindi questa lampada finalmente è dotata di un ottimo dimmer 5 volt che certamente sarà molto utile sul mio piano per evitare i problemi di riflesso. Abbassando la luminosità, infatti, le immagini migliorano ed è possibile anche leggere correttamente le sigle sui vari componenti elettronici. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, sostenetemi mettendo like. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo la prossima volta.